Three, four, yes. Yeah, five, six, seven, eight. I don't know why. Dovevo fare una coreografia adesso. Sì, my name is Johnny Depp. Quindi sono con Johnny Depp. No, ma io sono con qualcuno di molto meglio. Sono con Massimo Boldi, buonasera. Buonasera a tutti, come va? Ho appena finito una kermesse straordinaria di 5.000 persone e sono venute a fare il selfie. Tac. Io mai vista così tanta gente qui al Clubhouse, così tanto affetto. La cosa è vero, cioè, sì, sì, sì. Intanto complimenti perché hai resistito, te li sei fatti tutti quanti. Sì, beh, come fai a dir di no? Non è possibile. Questo succede anche per la strada, quando cammino, quando comincia uno, poi quello, il 2, il 3, il 4, il 5. La gente che si butta addosso a lui, lo abbraccia, cioè una roba veramente meravigliosa. Cosa ti lascia questa, una serata come questa? Cosa ti lascia? Beh, sicuramente un grande piacere e poi soprattutto avere saputo tenere il tuo pubblico, il pubblico che ti vuole bene, il pubblico con cui hai avuto un rapporto, e le generazioni che si sono, perché non è che sono Matusalemme, però no, certo. Voglio dire, no, anzi stasera l'ho dimostrato, vabbè, quest'anno ormai lo sanno tutti, non esce il film di Natale, basta, non diciamolo più, esce l'anno prossimo, giusto? Esce l'anno prossimo sempre con De Sica, e fate questa cosa 2020, cifra tonda, e si fa il film, si vedrà che cosa succede, si sa già qualcosa, c'è già qualche idea, no. Che state valutando delle sceneggiature, no? Sì, certo, questo è chiaro. Però non avete ancora scelto niente. Non posso dire. Però mi sa che era un sì. No, invece so che ti vedremo su piccolo schermo verso Natale. È confermata questa cosa? Natale in casa Boldi. No, Natale in casa Boldi non è ancora sicuro, perché sono io che non sono ancora convinto di fare una cosa. Io avevo fatto negli anni scorsi Natale Quattro Zampe, sì, ce lo ricordiamo, amico, sempre un film per la televisione per il Natale, però quest'anno bisogna organizzarsi un po' in modo diverso, magari faremo un purpurì, come purpurì. La libertà di scegliere comunque che cosa fare, cosa proporre al pubblico è importante. Esatto. Esce un nuovo film di Pupi Avati, tu ci sarai con un ruolo inedito. Sì, ma non quest'anno, l'anno prossimo. L'anno prossimo al Festival di Venezia. Un ruolo inedito per te? Sì, un ruolo drammatico. Sai che? Ma ce lo vedete lui in un ruolo drammatico? Io non lo so. Ma guarda che l'ho già fatto il ruolo drammatico. Me lo son perso, che film era? 36 Festival. Prima di concludere con una curiosità, una cosa che mi ha colpito molto è dove hai voluto passare il tuo compleanno. Il tuo scorso compleanno l'hai trascorso insieme ai carcerati. Porto Azzurro, l'isola d'Elba. Porto Azzurro, no, tra l'altro Ergastolani. Ma devo dire, non è questa scelta particolare? Ma no, perché è stata un'esperienza straordinaria. Soprattutto ho cercato di far sorridere queste persone sfortunate, chiaramente, però avevano voglia di libertà, non proprio della libertà fisica, ma la libertà di potersi muovere, di potersi. Penso che quando sono venuto via, uno, credo che non fosse neanche italiano, forse un rumeno, mi ha regalato, diceva, tutto quello che ho, 5 caramelle. Ma va, quindi ti ha donato quello che aveva, probabilmente perché le avevi lasciato talmente tanto. 5 caramelle, e le ho tenute, le ho... Bellissimo, la scelta di festeggiare un compleanno in un luogo che può darti così tanto, davvero. Incredibile. Bello, bello. Ascolta, cambiando argomento e finendo proprio col sorriso. Allora, tu hai pubblicato un tweet, anzi hai commentato una foto su Twitter di Diletta Leotta. E beh, le hai scritto, tempo fa, sì, e le hai scritto, ti vedrei proprio bene in un film. Sai che è arrivato subito dopo a commentare? Lo sai? Chi è venuto? Rocco Siffredi, quello vero? Lo so, ma è sottoscritto anche io la vedrei bene in un film. Non so quale genere intendesse lui, però ok. Sto provino, l'avete fatto oppure no? Cioè, ci sarà Diletta Leotta? Ho voluto fare il film. No! Giuro. Perché? Perché voleva fare il calcio. Ma come si fa a dire no a Massimo Boldi? Ma non ho parole. Che doveva pensarci, che quindi niente, magari quindi niente. I suoi agenti che l'avevano dissuasa, chissà vabbè. Ascolta, comunque c'è il parterre che si sta muovendo, ce n'è. Vogliamo dire qualche nome? No, per adesso
Top secret, sì, va bene, ok. Corrovazzi figata. No, Corrovazzi ci stiamo divertendo sempre più. Adesso poi sto trovando un tormentone che lui diventa matto, che le piace molto. Napoli. Ti piace Napoli? A me mi piace, sai che vado a Napoli? Io sono di Napoli, sono nato a Napoli, ma non ho mai visto Napoli. Sai come si chiama Napoli? Come si chiama? Napoli. Io amo tutto questo. Amo tutto questo. È il momento più bello della mia vita. Napoli. E Rovazzi dice: ma che cazzo vuol dire quella roba? Io dico: vuol dire niente, vuol dire Napoli. Ma fate un video insieme, a parte il video musicale, sì. Dovete fare degli sketch. Lo faremo. Io li aspetto. Va bene, Massimo, grazie di cuore, davvero. Grazie a voi. È stato bellissimo. È stata una bella serata. E auguri a te e viva l'Italia, viva l'Italia, viva il mondo, viva il mondo. Grazie. Ciao.